Un festo da spumeggiante, ciao tutto quanto, a tutti. Allora, Face of the Day, visto che l'altra volta ci sono riuscita, non so neanche io come, lo sto rifacendo. Sono in una nuova location, cioè sono sempre nella stessa stanza più o meno rispetto ai primi video, solo che sto per andare a lavorare, ho il sole da questa finestra, quindi ho pensato, aspetta che forse si può, finalmente si può vedere qualche colore. Allora, niente, ho finito poco prima, ho detto aspetta, faccio al volo un video. Face of the Day. Niente, vi faccio vedere che cosa ho usato perché non so come, che introduzione si mette in questi video, non lo so. Vi faccio vedere che cosa ho usato. Allora, come base, siccome ho finito il fondotinta e ve lo farò vedere questa settimana, ho deciso perché ogni volta io accumulo i prodotti che finisco e poi va a finire che ho dei sacchetti stracolmi di cose, diventano video infiniti e di tutte le cose che finisco faccio, dico una parola soltanto. Quindi ho pensato questa settimana lo faccio anche perché già un bel po' di cose ho finite. Ho finito un fondotinta e adesso spero di poter finire questo fondotinta che è il Dior Skin. Questo è il Dior Skin Nude. Allora, questo dell'anno scorso, questo infatti è quello che rimane del fondotinta, voglio finire pure questo. Qual è il problema? Che questo, io credo che nasca dal fatto che io quest'estate ho preso molto sole rispetto agli anni precedenti perché sono stata un po' più tranquilla, sono andata più a mare. Mi sta risultando molto chiaro, veramente molto chiaro. Ho messo pure un pochettino di terra perché mi sono schiarita un po' il viso con questo correttore, quindi ho trovato questa chiave di volta di mettere questo correttore sopra la terra e ritorno al mio colorito naturale. Quindi, perché lo voglio finire, è un gran peccato, insomma, non mi va di lasciarlo così. Quindi, come base, ho messo questo qua, la Dior, un attimo, lo rimetto nel suo sacchettino. Sugli occhi ho messo ovviamente il primer potion, così, nella speranza che prima o poi finisca. E ho utilizzato la palette che vi ho fatto vedere l'altra volta, che è questa qui, della Too Faced, che a me strapiace, è veramente fantastica. La uso tantissimo, infatti già ci sono degli ombretti già scavati. E allora, sulla palpebra, allora, la parte questa qui esterna, proprio la parte questa qua, ho messo questo qui, che si chiama Silk Teddy, che è questo. Poi l'oro, che è molto intenso, è color pepita, non ecco, c'è proprio un bell'oro molto carico, è proprio giallo, è spettacolare però. Ed è questo qui che si chiama, io potrei vederli anche prima i nomi, no, mi piace vederli dopo, Honey Pot. Questo è carico, è un oro veramente carico. Ho provato a metterlo pure con un altro tipo di base sotto. Spettacolare, spettacolare. E rimane vivido a lungo il colore, non sbiadisce subito. Quindi all'angolo con il fare il punto luce, questo qui è l'oro, è questo qui. Come verde, ho utilizzato. Se sentite il rumore sottofondo, c'è mio marito che fa il caffè. Che voi dovete sapere che io cucino pure molto bene, mi piace impazzire cucinare, non so fare le frittate e il caffè. Come verde ho utilizzato questa palette della Inglot che mi ha regalato Mary, che è una ragazza che fa dei video, e ho utilizzato questo verde qui, che è a dir poco stupendo. Oh, c'è un buco. Oh my god, devo sistemare. Va bene, comunque. Comunque, come verde ho utilizzato questo qui. Questi ombretti Inglot, ragazze, sono fantasmagorici. Io vi devo dire la verità, sono veramente, veramente ottimi. Mi strapiace. La matita, che ho messo un pochettino di matita verde, questa lineetta che si vede qui, no, l'ho presa? No, non l'ho presa, c'è la scatoletta qua dietro. La matita dell'anno scorso della Kiko, che ovviamente ho lasciato in bagno, che è la Double Glam. Sono riuscita quest'anno, ancora io sono rimasta sconcertata da quanto costavano, per questo non ho guardato a fondo. Credo, spero che ci siano per chi se l'è persa l'anno scorso, ma quest'anno le reputo troppo care. Poi, sulle labbra, questo matitone della Kiko che è il numero 10, e questi sono i Pencil Lip Gloss, che questo è un nude. Però vi devo dire che se un pochettino riescono a dorare. Certo, non mi immaginate chissà che cosa, basta non bere per il resto. Come blush il fantasmagorico coralista, che è veramente un blush spettacolare e fa pure un profumo, oh,
mi piace un casino, mi piace un casino. Come mascara, mascara da niente, manco mi ricordo più perché ne ho preso uno a casaccio e niente, e ho finito. Quindi sono in ginocchio perché ho appoggiato il telefono sul mobile, sono in ginocchio per cercare di far arrivare la luce. Volevo mettere la matita all'interno dell'occhio, soltanto che sono le 2 e qualche cosa. Stasera chissà a che ora finisco. Quindi ultimamente ho notato che non la metto spesso la matita nell'occhio. Prima la mettevo sempre, sempre, sempre. Ora non tanto. Come notate sono riuscita bene a coprire le occhiaie. Oggi sono stata particolarmente brava. Mi stupisco di me stessa. Cioè, ieri ho dormito molto bene, stranamente erano leggermente meno scure, non più chiare, meno scure rispetto al solito. Va bene, e allora niente, ho finito. Face of the day è finito. Un bacio e che le stelle siano con voi. Io sono scusa, cioè, ho fatto un video di 6 minuti ora. Sconvolgente questa cosa. Sono sconvolta di me stessa.